Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, forse finalmente c'è uno spiraglio di luce in fondo al buio tunnel dei droni sotto i 250 grammi. Sì, perché finalmente un produttore è riuscito a produrre un drone sotto i 250 grammi con caratteristiche più che discrete. Ovviamente non è una vera alternativa al Mavic Mini, però è un'alternativa sicuramente valida per chi vuole spendere meno e avere comunque caratteristiche interessanti. Il drone di cui vi sto parlando è il JJRC X9 PS. Ringrazio Tolsby71, un mio iscritto, che me l'ha segnalato, perché a me era sfuggito, non l'avevo notato su Banggood questo drone, ed è un drone sicuramente valido, la versione diciamo alleggerita del JJRC X9. Quindi questa versione PS ha di suo di essere un drone sotto i 250 grammi, mantenendo però le caratteristiche di quello che era la versione X9, cioè una versione più pesante rispetto ai 250 grammi di questa versione PS. Ma adesso guardiamo da vicino le caratteristiche di questo drone e il prezzo che ha questo drone. Allora, le caratteristiche sono, come vi ho detto prima, le stesse che aveva l'X9 normale. Guardate, ha praticamente tutto: follow me, return to home, point of interest, love battery, cioè l'avviso di batteria scarica, quindi ritorno a casa, pilotabile con le gesture, 21 minuti di volo, trasmissione in tempo reale nello smartphone, una fotocamera da 1080p, file safe e gesture shot for video. Quindi praticamente ha un sacco di funzioni, ma la cosa più interessante che ha, ragazzi, e la vedete nella foto, è il gimbal. Sì, perché questo drone, che pesa meno di 250 grammi, e qua ragazzi vediamo diciamo proprio la comparazione fra la versione diciamo che pesava 258 grammi e questa versione alleggerita. Addirittura nella versione alleggerita vedete che sono aumentati addirittura i minuti di volo. Quindi ragazzi, secondo me questo drone merita, dal punto di vista delle sue caratteristiche, per chi non vuole spendere i soldi ovviamente di un Mavic Mini. E fino adesso ragazzi non ce n'erano, perché tutti gli altri droni che pesano meno di 250 grammi andavano benissimo per pilotare, per divertirsi, per imparare ad usare un drone, ma non assolutamente per fare riprese video o fotografia, mentre sicuramente questo ha un qualcosina in più da quel punto di vista, ed è questo secondo me la cosa che lo rende un drone appetibile a tanti, perché vedete che ha un gimbal, è un gimbal stabilizzato su due assi, però è già più che sufficiente. Se pensiamo che anche lo Spark di DJI era stabilizzato su due assi, se pensiamo che anche Anafi è stabilizzato su due assi meccanici, intendo, e quindi è un drone che davvero diventa molto appetibile per tanti, anche per il prezzo, che poi dopo tra poco andremo a vedere. Abbiamo una trasmissione fino a 800 metri, quindi direi tanta roba. Questi 800 metri in teoria dovrebbero essere in CE, in FCC qualcosina in più, almeno in quello dopo che andremo a vedere dopo, dichiarato da Banggood, anche se le traduzioni di Banggood sulle caratteristiche lasciano un po' il tempo che trovano, perché tante volte si contraddice da solo in una scritta che viene prima rispetto ad una che viene dopo. Quindi comunque dopo l'andremo a vedere. Vedete che abbiamo il gimbal, e qua ci fa vedere alcune foto fatte con il gimbal e senza un gimbal meccanico. Appunto, vedete come la qualità ovviamente aumenta senza nessun problema. Poi 21 minuti di volo, ovviamente sono quelli in situazione proprio super, senza un filo d'aria, e poi comunque sono sempre un po' pompati, come li pompano un po' tutti, però sicuramente niente male. Ovviamente non sono i 30 minuti del Mavic Mini, però stiamo parlando di un drone che costa meno della metà, ragazzi, meno della metà. Qua abbiamo il controller, secondo me ben fatto, carino, e qua abbiamo tutte le sue funzioni, quindi ritorno a casa, follow me e via dicendo. Ha anche i waypoint, quindi una roba che tipo il Mavic Mini non ha. Cioè ragazzi, secondo me un drone che merita davvero tanto per chi non vuole spendere cifre alte come quelle che possono essere quelle di un Mavic Mini. Presto lo vedremo qua sul canale, quindi iscrivetevi per vedere la recensione, un confronto anche col Mavic Mini, anche se ovviamente non sono direttamente concorrenti dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, ma sicuramente è un'alternativa valida per chi vuole spendere meno. Quindi un confronto ci sta, appunto, per vedere, spendendo meno della metà, se uno si accontenta di queste caratteristiche rispetto a quelle super spettacolari di un Mavic Mini. Quindi andiamo a vedere adesso le caratteristiche dichiarate da Banggood, che poi vi lascio il link in descrizione. Se riesco vi lascio anche un coupon sconto per diciamo averlo a qualcosina meno rispetto a quanto è il listino di Banggood. Allora,
E qua vi faccio vedere un po' le contraddizioni, perché se vediamo, ok, abbiamo la cosa che salta subito all'occhio, il control range di 3 km e il flight level di 4000 metri, cioè veramente pazzesco, anche perché poi se scendiamo nelle caratteristiche tecniche, andiamo sul remote control, abbiamo un control range di 1200 metri in FCC e 1000 metri in CE, che non sono i 3 km ovviamente dichiarati sopra, ma ci stanno 3 km che cosa, nel senso, con un drone di questo tipo non andrei mai a 3 km. Chilometri, perché comunque non è un DJI, parliamoci chiaro, però ha tutto, e guardate anche le GPS position che ha, diciamo, il doppio sistema GPS e GLONASS, quindi doppio sistema di posizione satellitare, poi camera in 4K, ovviamente il 4K è sulle foto, non è sui video, i video sono in Full HD. Poi cosa abbiamo ancora di così importante da parlarne? Ovviamente a parte le cose, diciamo, standard. Ha un digital zoom che, vabbè, il digital zoom lascia il tempo che trova, non è una cosa che ci interessa particolarmente, anche perché su un Full HD poi avere un digital zoom serve a poco. E una cosa importante è che ha sia il GPS che l'optical flow, quindi ha sia la fotocamerina sotto che lo stabilizza, e allo stesso tempo c'è il GPS che lo stabilizza. Poi hai point of interest, quindi ha la possibilità di girare intorno a un soggetto o, diciamo, a un punto di interesse. Ha il viewpoint, che come vi dicevo prima non ha neanche il Mavic Mini, quindi ha la possibilità di disegnare un percorso che lui andrà a fare. Poi, vabbè, le cose con le gesture, così a me non interessano, le considero una cosa utile, però magari c'è chi, essendo comunque un selfie drone, diciamo, potrebbe essere attratto anche da questo, se funzionano, perché poi dipende tutto come viene fatto. Quindi ragazzi, questo era solo un video per avvisarvi che è disponibile e c'è in commercio un drone che può, diciamo, essere un'alternativa per chi vuole spendere meno al DJI Mavic Mini. Ovviamente in attesa che un qualche produttore, diciamo, di prodotti meno low cost produca un'alternativa, diciamo, alla pari di un Mavic Mini, o magari anche superiore a un Mavic Mini, quindi però con caratteristiche, diciamo, più simili al Mavic Mini. In attesa di quello, secondo me c'è da valutare anche un drone di questo tipo, perché in questo momento è un drone che può volare senza patentino, senza essere registrato, e deve avere solo l'assicurazione. Poi da gennaio 2021 dovrà anche essere registrato, ma comunque sempre senza patentino. Quindi ragazzi, secondo me è un drone da tenere in considerazione, anche perché ragazzi, adesso andiamo a vedere il prezzo, che secondo me è la cosa più interessante. Costa attualmente 176 euro. Poi se riesco vi lascio un coupon sconto per avere magari qualcosina di sconto ancora. È disponibile sia in versione nera che in versione bianca. È disponibile con una batteria, tre batterie o due batterie, quindi c'è una scelta incredibile nelle batterie, e in più c'è anche la borsa, cioè abbiamo pure la borsa per trasportarlo. Cioè veramente, secondo me, se si comporta in maniera decente dal punto di vista del volo e delle funzioni, comunque se fa tutto in maniera decente, ragazzi, è un drone da tenere in considerazione se non volete spendere cifre di un prodotto DJI come il Mavic Mini. Quindi ragazzi, in attesa che mi arrivi, iscrivetevi al canale per non perdervi l'unboxing, la recensione, la prova, il confronto con il Mavic Mini di un drone, o meglio del primo drone sotto i 250 grammi, dropo il Mavic Mini ad avere un gimbal meccanico. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa anteprima del JJRC X9PS vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità, un tutorial. Ciao!